Buongiorno a tutti, benvenuti in questa diretta che siamo riusciti a realizzare qui al CIS Pallanzani di Castelfranco Emilia, alla presenza dello chef Igles Corelli, che oggi realizzerà uno show cooking dedicato agli scarti di cucina, cosa si può appunto recuperare da questi scarti. E ringrazio l'assessore Pastore per essere qui con noi. Questo è il terzo e ultimo incontro della preview dedicata al Festival Sfide, Festival della Sconfitta, quest'anno, che poi avrà luogo dal 13 al 15 di ottobre. Io ringrazio anche l'assessore nuovamente per essere qui con noi e lascio un attimo la parola a lui per presentare questa iniziativa e poi possiamo anche iniziare. Solo per un saluto velocissimo e per ringraziarvi, per ringraziare chi ci sta guardando in diretta sui nostri canali social, per ringraziare questi ragazzi che in questi giorni, i ragazzi e le ragazze dell'Istituto Spallanzani, hanno animato da 3 giorni di preview, proprio come diceva Giuliana, del nostro Sfide Festival della Sconfitta. L'appuntamento è per il prossimo weekend, 13, 14 e 15 ottobre, con tante iniziative sul territorio. Tante iniziative proprio come quelle di questi giorni, nei luoghi in cui le ragazze e i ragazzi vivono, studiano, si preparano al mondo del lavoro, si preparano a confrontarsi con un elemento che non ci piace, perché la sconfitta non piace a nessuno piace perdere, ma è un elemento, la sconfitta, che è nelle nostre vite, nel lavoro, nello sport, negli affetti, nella famiglia, ed è un elemento, e questo è l'obiettivo del nostro festival, e questo è l'obiettivo delle nostre iniziative, è un elemento che deve diventare trampolino per il riscatto, trampolino per rialzarsi dalle difficoltà, per migliorare e per trasformare appunto le sconfitte in una grande opportunità. Perfetto, se lo chef Igles Corelli vuole aggiungere qualcosa prima di iniziare. Allora, intanto premetto che gli scarti in cucina non esistono, difatti quello che io voglio insegnare ai ragazzi è il concetto della cucina circolare, che dietro ha un messaggio molto importante, che produci meno, produci meglio, e la mia conoscenza riuscirà a creare delle ricette su tutto l'elemento che arrivi in cucina. Perfetto, ok, allora mi scuso per l'errore. No, non è un errore, chiamato scarto, ma in realtà scarto non è. Perfetto, allora direi che possiamo iniziare. Ok. Va bene, perfetto, incominciamo. Allora, iniziamo subito dai gamberi, prendi i gamberi un attimo, rifacciamo vedere, vieni qua. Eccomi qua. Allora, il discorso che facevamo prima, abbiamo pulito i gamberi, abbiamo tolto solo il budellino centrale, quindi la sacca, abbiamo tenuto da conto i carapaci e abbiamo tenuto da conto le teste. Una cosa importante è utilizzare sempre della materia prima importante, altrimenti non si può fare nulla, quindi il gambero deve essere un grandissimo gambero, l'olio deve essere un grandissimo olio in abbinamento al prodotto. Quindi io vi parlo anche di elementi e materie prime che vanno inserite in questo contesto, quindi ricerca dell'olio per fare l'emulsione in olio extravergine d'oliva, sempre, io frigo anche in olio extravergine d'oliva perché secondo me è l'unico grasso per friggere e cucinare, utilizziamo un olio o del Garda o Ligure, quindi un olio molto leggero. Se noi mettiamo un olio pugliese qui dentro roviniamo il prodotto. Quindi andiamo con il frullatore immersione, mi pieno, l'abbiamo qua, non riusciamo mica a essere qua vicini e frullarlo qua, non è che abbiamo una presa per caso qui, rifacciamo meglio, oppure vengo io lì, insomma. Quindi abbiamo, allora, le teste dei gamberi, abbiamo tolto gli occhi, che è una parte amarognola, li mettiamo in questo contenitore, e andiamo a fare un'emulsione. Qui ne viene fuori, faremo il risotto per 30 persone. Ok, dammi anche un torcione. Quindi abbiamo, dammi l'acqua gasata anche. Quindi ci va una parte di acqua gasata più
gasata è e ghiacciata è meglio è, quindi l'utilizzo di una guizza che è bella potente va benissimo, quindi una parte d'acqua, una parte di olio, andiamo a frullare e creiamo un'emulsione, quindi mettiamo una parte di acqua gasata, e una parte di olio extravergine d'oliva. Ecco, di solito l'utilizzo delle teste e dei carapaci viene, si fa un brodo che ci serve poi per cucinare un riso o quant'altro. Noi invece in questo caso... Sta arrivando la prolunga, ok. Noi invece in questo caso facciamo un'emulsione e poi andiamo a setacciare un colino fine e un cucchiaio anche. Cucchiaio. Questo. Ci vorrebbe un cucchiaio, sei cucchiai di ferro. Okay. E poi un contenitore. Ok. Quindi noi adesso andiamo a frullare e poi andiamo a setacciare qui dentro. E tiriamo fuori la maionese. Okay. Poi dopo invece preparate un po' di sedano carota di cipolla anche per fare il brodo di pesce, sedano carota di cipolla. Perfetto. La cipolla con la buccia? No, senza. Vedete, pezzi piccoli. Ok, perfetto. Adesso, brava. Ok, quindi andiamo con immersione, in questo modo. Aggiungiamo a filo l'olio, ti dico io basta. Ok, stop. Allora, mi prendi un contenitore. Quello là e ci metti un po' d'acqua. Ok, ci metti tanta acqua qui così. Ecco, questa è la nostra maionese, vedete? Con quelle teste di gamba, guardate quanta materia abbiamo per andare poi ad emulsionare un riso o quant'altro. Poi, vieni pure, basta, è sufficiente. Vedete qui? Questo qui è un tegame dove andremo a fare il brodo con i vari elementi di pulizia. Quindi, questa parte qui, perché la dobbiamo andare a lavapiatti, ma la mettiamo qua dentro. Ok, questo è il sapore, no? Questo diamo un lavapiatti, no? Lui sarà anche più contento. Bene? Ok. Quindi abbiamo quest'acqua qui. Poi andiamo a prendere l'emulsione, logicamente qui dentro ci sono tutti gli scarti, qui sì, sono scarti della testa del gambero, quindi andiamo a fare così e poi andiamo a creare ok? Quindi qui ci vorrebbe anche un colino un po' più grande, facciamo questa operazione, pulita, andiamo a mettere se voi calcolate
I gamberi, quelli di Porto Santo Spirito, abbattuti in barca, costano 60 euro. Recuperare il tutto, grande qualità. Chef, se vuole c'è l'altro. Non ho capito. Se vuole c'è l'altro. Non ha il manico e ha un buco. Meglio questo. Dopo da quel buchino lì metti che venga fuori solo un pezzettino di carapace, poi dopo quando faccio il risotto, il tagliolino, si infila, ciao, eh. Meglio avere tempo e pazienza. Zac, versa. Vai, vai, vai. In due facciamo prima. Aspetta, vai piano però. Vai ancora. Fermati. Ti hai visto quanto prodotto che viene fuori dalle teste? Vai. Ancora molto? Vai. Rispettiamo anche i lavapiatti, che tutte le volte doveva pulire questo colino. Abbiamo delle cose buone e le andiamo a recuperare. Ok, lo lavi adesso, cioè gli metti un po' d'acqua e poi me la butti qua dentro. No, normale, normale. Quindi io sto lavorando nel pulito, non è che sto facendo una porcata, Sto lavorando nel pulito con dell'acqua pulita, con un prodotto eccezionale e via discorrendo. Ok. E questo lo diamo da lavare. Zac. Quindi abbiamo una base che abbiamo recuperato, abbiamo la maionese qui, guardate quanta roba che c'è qui dentro, la maionese, i gamberi, i carapaci, questi non vanno tostati perché gli dà un sapore troppo pesante, io preferisco fare una roba del genere, quindi cosa faccio? Li vado a mettere qua dentro, mettiamo sedano, carote e cipolla e lo facciamo andare. Se invece volevamo fare un fondo, vai, accendi qua, guarda, metti su un po' di sedano, carota e cipolla. Se invece volevamo fare un fondo, facevamo sedano, carota e cipolla cotta a parte, vi ricordate lo scalogno 95 gradi, altrimenti il soffritto, quindi sedano, carota e cipolla fatto andare piano piano con un po' di acqua, poi i crostacei tostati, non in forno ma tostati nel tegame, aggiungiamo il sedano, carota e cipolla, ghiaccio, shock termico, il ghiaccio estrae, quindi andiamo a fare un'estrazione, copriamo di ghiaccio, quando il ghiaccio si scioglie, inizia a bollire, 20 minuti si filtra e abbiamo un fondo. Questo invece è un brodo che ha fatto tutto freddo, con la pulizia dei gamberi, sedano, carota e cipolla, facciamo un brodino, che questo brodo poi ci servirà per risottare gli spinosini e cuocere il riso, ok? Questi qui li usiamo crudi, semplicemente, oppure vogliamo fare degli spiedini. Quindi abbiamo diviso i 50 euro in due prodotti, quindi alla fine ci costa 25 euro. Abbiamo questo e questo prodotto. Sì, metti pure il secolo, la cipolla. Ci sono già, ho messo due di sedano, tre di carote e due di cipolla. Perfetto, basta. Questa parte qui, calcolate sempre l'impurità. Porto Santo Spirito, grandissimo prodotto, con sedano, carote e cipolla, pulito, perfetto, via discorrendo. Quando noi filtriamo il brodo, però non nel forno, ma nell'essiccatore, che è già in funzione, prendiamo il nostro essiccatore, mettiamo tutti questi scarti, ok?
chiamiamoli scarti, e poi li facciamo essiccare. Quando sono essiccati, con il sale nel cutter, logicamente avendo un cutter vecchio oppure delle lame non perfette, utilizziamo sempre solo quello, mettiamo del sale e con tutti questi rimasugli, non li voglio chiamare scarti, di prodotto, andiamo a frullare e facciamo un sale aromatico. Quindi facciamo il sale aromatico, facciamo la maionese e facciamo il gambero crudo, ok? Bon, andiamo avanti. Allora, ad esempio, questo è un gambero, ok? No, nel senso che qui ci vuole proprio la qualità estrema, no? Mi raccomando, l'olio deve sempre essere leggero, Ok, allora adesso andiamo con... prendiamo un piatto, allora, prendiamoci il gambero rosso. Allora, qui l'abbiamo fatto. Quello abbiamo fatto. Ok, sale aromatico gliel'ho spiegato. Ok, facciamo questa emulsione qui, facciamo l'emulsione con il succo di limone, il miele, dove che l'abbiamo? Allora, tiriamo fuori il limone, il miele e l'olio extravergine d'oliva. Ok, prendi una bastardella e una frusta. Adesso andiamo a fare la base, l'emulsione, quindi creiamo un'emulsione con il miele, quindi miele, limone, montiamo e filo d'olio extravergine d'oliva, che sarà la base del piatto. Ok? Ecco, ad esempio, in questo piatto la cosa importante sono gli equilibri e la qualità del prodotto. Se non si ha la qualità del prodotto, è meglio fare dell'altro nella vita, non questo piatto. Quindi andiamo ad aggiungere il miele. Poi il succo di limone, metà limone, metti qui dentro, strizziamo. Ecco, anche i limoni non trattati. Questo ad esempio succo ne ha ben poco. Dai ancora un po' qui, altre 4-5 gocce. Ecco, un'altra cosa interessante, non c'entra niente con quello che sto facendo, però una ricetta che io voglio dare, che è interessante, ci vogliono 4 mesi comunque, non è una roba semplice. E allora, quando trovate dei limoni fantastici, non trattati, prendete un limone, poi lo tagliate in 4, senza aprire del tutto, deve rimanere un po' a fiore. Calcolate 1 chilo di limoni non trattati e 1,2 kg di sale, però il sale maldo, cervia, è una roba importante. Quindi prendete questi limoni aperti, mettete tutto sto sale sottovuoto totale, quindi fate sottovuoto totale, e lo mettete in frigorifero. 4 mesi vengono fuori i limoni al sale, che sono di una bontà esagerata. Quindi quando li togliete dal sacchetto, che sono maturi, li vedrete proprio mollicci. Quando voi lo mettete in un piatto, in un risotto o qualsiasi parte, arriverà a questa parte molto salina, però con questo sapore di limone che è fantastico, così il cervello poi si rianima, no? Ok? Limone lo abbiamo, olio a filo. Ecco, anche in questo caso, se l'olio è pesante, andiamo a rovinare il piatto. Quindi Garda, ligure, vieni, a filo proprio. Metti un goccio di limone. Ancora.
Ok. Vai con l'olio. Fermati. Altra goccia di limone. Ok, vai con l'olio. Non tanto, un po'. Ma ci siamo. Ok, basta. Ok, qui abbiamo l'emulsione del miele. E allora abbiamo la maionese, l'emulsione del miele, e possiamo comporre il piatto in questo momento. Perché sono due elementi, uno dolce e uno acido, che vanno a comporre il piatto. Però ripeto, olio extravergine d'oliva, quello giusto, gamberi freschissimi, altrimenti è inutile fare questo piatto. Abbassa un po'. Ok. Prendi un piatto bianco e un altro piatto normale, che andiamo a vedere. E, aspetta. Piatto bianco lo abbiamo? Sì. Ce me lo dai? Uno per condire, l'altro per... Ok, perfetto. Avete delle pinze? Sale, pepe, perfetto. In cucchiaio. Ok. Si aprono questo. Mettiamo l'olio qua. Prima il sale, poi l'olio, altrimenti se noi mettiamo l'olio poi il sale, non assorbe poi il sale. Quindi l'olio va inserito sempre alla fine. Bello questo. Ok. Andiamo a condire. Un cucchiaio anche. Un cucchiaio per prendere queste qui. Cucchiaio di ferro. Ok. Vedete come è molto verde anche?
Poi dopo se avete due germogli, avete dei germogli qualcosa? Abbiamo. Dopo se avete due germogli da metterli, li aggiungete e li mangiate. Semplice, non... Però ci sono due emulsioni, il contrasto tra il dolce del miele, limone, e poi i gamberi. Però, ripeto, i gamberi devono essere freschissimi, l'emulsione deve essere fatta con le teste di gamberi freschissimi, l'olio extravergine d'oliva deve essere del Gardo Ligure, quindi leggero, poi dopo alla fine ci mettiamo, apri un po', due scaglie anche di sale, Maldon, o sempre bello croccante sopra, in questo modo. E poi dopo due germoglietti, un fiorellino, no, i fiorellini no perché li odio, due germoglietti e via. Quindi questi qui li possiamo mangiare crudi e poi adesso andiamo a utilizzare quest'altra parte. Mettiamo via tutto questo, teniamo da conto solo questo. Ti metto fuoco al minimo? Sì, sì, fallo al minimo. È spento adesso? Sì, no, così va bene. Adesso tra 10 minuti lo filtriamo e via. Ok? Quindi allora il sale, ve l'ho detto, filtriamo questo prodotto, lo mettiamo nel essiccatore. Quando è secco frulliamo col sale, viene fuori il sale e i gamberi, ok? Le teste, quindi le proteine, abbiamo fatto l'emulsione e quindi siamo a posto. Adesso andiamo invece a emulsione, teste di gamberi rosso, ok, spinosini fritti e risottati, ok. Andiamo con gli spinosini fritti e risottati, quindi andiamo a utilizzare per quest'altro piatto il brodo che abbiamo fatto dei gamberi e andiamo a utilizzare l'emulsione fatta con i gamberi. Però in questo caso la pasta non viene cotta nel bollitore, ma viene fritta in olio extravergine d'oliva del... Ok, leggero, altrimenti non funziona nulla. E allora... potete utilizzare, anzi ancora meglio, se vi fate voi i tagliolini, però l'importante è che siano essiccati, quindi fate i tagliolini, li mettete sempre in quell'essiccatore, non ci deve essere neanche un po' d'acqua, zero, altrimenti non funziona. E massimo per questa frittura il tagliolino, che alla fettuccina poi dopo si gonfia e non va bene, quindi si frigge solo fino a questo, a questa, come si dice, a questo tipo di pasta, insomma, ecco, deve essere molto sottile. Mettiamo sull'olio e allora filtriamo questo intanto. E allora friggiamo lì e qua mettiamo il liquido. Quindi utilizziamo due tegami del genere. Sì, mettilo qua. Sì, quello va bene, e quello va bene, e lo tieni, lo filtri là dentro, no, nell'altro, vai, no, in questo, sì. Prendi quello, oh, ok, vieni, attento, No, vado io, mi muovo io. Guardate anche il colore di questo brodo. Ecco, adesso, vai, puliscimi qui. Adesso questa parte qui, la prendiamo e la mettiamo nell'essiccatore. Okay? Quando è essiccata la frulliamo con il sale e viene fuori un sale al gambero, dove utilizziamo? Non so, però ci servirà. Sì, questo va bene, ancora un po', ancora un dito. Puliscimi qui. Ancora un po', ancora un dito.
Pensate sempre ai gamberi che costano 60 euro, che li dobbiamo rispettare perché ha un costo notevole. Pensiamo sempre alla visione: chi viene a mangiare da noi viene per un'esperienza, non per riempirsi la pancia, no? Il concetto è sempre quello, almeno a casa mia, poi dopo, ok, basta. Quindi adesso abbiamo qua, no, accendilo pure. Prendi questa, qui, prendi un mestolo. Quindi abbiamo l'olio extravergine d'oliva che arriverà a 170 gradi, non deve mai essere al di sotto di 170 gradi, altrimenti poi il prodotto si assorbe di olio, anzi il limite massimo è 160. Al di sotto di 160 incorpora olio, quindi deve sempre essere al di sopra. E cosa facciamo? Abbiamo una parte liquida che dovrà fare lo shock termico e assorbirà il liquido. Quindi il nostro tagliolino non sarà là nell'acqua col calcare là che naviga, e poi dopo lo andiamo a saltare in padella, ma lo cucineremo dentro al liquido, ok, del gambero. Passiamo un po' qua, no? Qua. Ce lo facciamo quello che posso. Ok. E allora tieni, quando arriva a 170 buttiamo giù. E un'altra cosa, molti mi dicono, ma se io friggo il tagliolino prima, me lo metto là in disparte, poi dopo quando arriva la comanda, no, perché deve essere caldo il tagliolino, anzi, deve essere a temperatura, perché deve fare lo shock termico, altrimenti la roba non funziona. Ancora in... 200 watt, già. No, è impossibile. È impostato male. Vedete? No, mettilo in gradi normali. E quindi va fatto al momento. Olio caldo, liquido caldo, e va fatto bene. E come il risotto, se il risotto al ristorante non lo fate espresso, non fatelo. Dopo dipende sempre dove sei, logicamente. Se sei alla mensa di cosa, ok. Ma fare. Fare il risotto e non rispettare il riso è meglio non farlo, è meglio fare dell'altro. O lo fai espresso o non lo fai. Metà cottura, no, tostarlo, no, al momento in cui si fa il riso si inizia e si finisce, allora ha senso. Vecchio metodo, ci manca ancora 15 gradi, vero? Sì. Vabbè ragazzi, 50 anni che faccio questo mestiere, le pinze? Questo, bravo. Dopo facciamo anche la prova che vi ho detto, le facciamo un po' di più, e uno lo abbandoniamo prima di andare via, che abbiamo finito oggi. Lo andiamo a rigenerare per vedere la consistenza del prodotto. Okay. Quindi allora, il liquido che io ho messo del liquido perché ho la conoscenza di sto piatto, in funzione della cottura. Cioè non posso mettere tutto sto liquido perché alla fine il tagliolino sarà cotto, ma non avrà assorbito tutto il prodotto. Contate fino a 10, spegni l'olio adesso, ok? Shock termico, sentite? Questo è lo shock termico. E poi hai un coperchio anche? Anche se non c'è lo stesso. Hai spento là in fondo? Sì. Lui adesso è disidratato, se noi lo tocchiamo lo rompiamo. Quindi dobbiamo aspettare che lui assorba, assorba il liquido, in questo caso. Solo dal momento in cui assorbe il liquido, poi dopo riusciamo a girarlo. Sì, alza. Importante che hai spento l'olio. Okay.
quell'olio lì lo possiamo utilizzare, l'hai spento? Però c'è la spia. Lo possiamo utilizzare 3 fritture, non di più. Toglio. Rispettiamo sempre i 60 euro al chilo. Qui ci saranno 5 euro di olio, non è quello che ci costa poi alla fine. Quindi in cucina, nel momento in cui si fa questo piatto, non è che uno deve stare qui costantemente, può fare anche dell'altro, può prepararsi delle altre cose. Logicamente in un menù non andrò ad avere una pasta del genere, il risotto e un altro tagliolino, ma dovrò avere massimo un tagliolino fatto in questo modo, massimo un risotto e poi dopo dovrei avere, non so, una lasagna croccante fatta al forno o un gnocco fatto al vapore. Diversificare, non tutto poi in padella. E quando io vi parlo, perché è sempre stato il mio lavoro, è solo il mio lavoro, è sempre quello di utilizzare dei prodotti di qualità e numeri anche legati al tipo di ristorazione che io ho sempre fatto, quindi non quei menù da 100 piatti o discorrendo, ma lavorando con della roba fresca. È impensabile che avere 10 primi, 20 secondi, 30 antipasti sia roba fresca, è tutta roba battuta, né più né meno. Quindi non stiamo rincorrendo la qualità in quel caso, no? Stiamo dando da mangiare alla gente, ma da noi la gente deve venire perché deve essere emozionata. Ok, adesso tieni. Adesso sta mollando. Vedete com'è ancora dura la pasta? Se noi l'avessimo messa nell'acqua, quest'ora sarebbe già cotta e ricotta. Il mio liquido non sarà a sufficienza, ma messo a posto, quindi andrò a inserire piano piano dell'altro brodo. Un po' di sale. Il brodo non va mai salato, perché andiamo a ridurre, se il nostro brodo fosse salato, andiamo a ridurre, poi ci troveremo tutto il sale qua dentro. Quindi con quel sale di gamberi che noi abbiamo fatto prima, lo andiamo a inserire qua dentro, a metà cottura adesso, poi dopo alla fine lo andiamo. Ripeto, sembrano tutti piccoli passaggi, ma alla fine avranno quel quid che migliorano il prodotto. Sempre brodo caldo, calcolate anche i tempi di cottura, facciamo ancora indietro, lo spinosino in acqua ci mette un minuto e mezzo, due minuti, non è più, mentre qui invece tempo è diverso. È mio? Ecco, vedete l'importanza di utilizzare il brodo piano piano, perché alla fine, quando il nostro tagliolino è pronto, deve aver assorbito tutto il liquido. Guardate anche come viene su bene. Ora un po'.
La pasta non ha senso, è una cosa scenica. Saltare la pasta? Sì, diceva il chef che era una cosa solo alla fine scenica. Ma allora se devi creare l'emulsione, no, perché metti olio e acqua, quindi per forza devi saltare se vuoi fare l'emulsione. In questo caso no, qui non serve perché gli amidi sono qui dentro, mentre l'amido là lo perdi nell'acqua. Adesso io lo so che non è ancora pronto, quindi lo vedo, ormai l'ho fatto da mettere tante volte. Però pensate al tempo che serve in questo momento per fare questo piatto. Adesso invece va curata, bisogna stare qui attaccati. Va curata perché deve assorbire bene tutti i vari liquidi. Guardate come si sfila anche. Creiamo la cremosità, ancora ci vuole ancora un po'. Preparami un piatto poi che lo... E Corian, questo si può appoggiare? Ok. Ecco, guardate come è già cremosa. Allora prendi un mestolino, vieni qua con quello, prendi l'emulsione, quello, sì, appoggialo qua. Com'è? Ah, spegni il fuoco, sì, no? L'emulsione è quella. Ok, vedete adesso qui sa già di gamberi con il brodo. E aspettiamo un attimo, mettiamo un po' di liquido. Prendi un cucchiaio. Dopo logicamente per rendere ancora più ricche, due gamberi sopra, un po' di salicornia, cioè io faccio vedere proprio l'ossatura, la base, no? Non la guarnizione, non mi interessa che voi capiate la tecnica. Quindi andiamo a mettere queste emulsioni in questo modo, quindi questo qui è tutto sapore che gli diamo in questo momento. Tieni stretto questo, se no mi va dentro. Andiamo a creare, quindi fuori dal fuoco, guardate come diventa bella, bella cremosa. Guardate come non si impacca il tagliolino. Poi andiamo a assaggiare di sale, sì, io so già che c'è un po' di sale. Quindi quel sale di gamberi che abbiamo là lo aggiungiamo in questo momento. Quindi diamo ulteriore sapore. Poi andiamo. Non anido, che a me non piace, ma per il lungo piace di più. In questo modo lì. Lo regalo. Ok. Dopo la volete migliorare, mettimi su un tegamino, e tostiamo due gamberi. Pulisci il piatto lì. Sì, quello va bene, vai, dai gas. Metti un filo d'olio appena. Anzi no, qui. Butto l'olio lì. Ecco, quando è anche cucinato in padella, basta.
quando cucinate in padella, non mettete l'olio in questo modo, no? Perché poi dopo il punto di fumo si alza, quindi è meglio ungere il prodotto e poi lo andiamo a mettere in padella, quando la padella è ben calda, altrimenti se io metto l'olio qua si brucia e non combina nulla, no? Quindi ho unto i gamberi e poi li vado a cuocere, sono cotto anche un po' di... ok. Quello via, sì, sì. Vediamo che c'è qua. Cos'hai lì dentro? Prezzemolo? Ah, erbette, niente, niente. Ma rischia così il gambero di attaccarsi alla padella? E allora, quando fa la maillard si stacca. Vedi? Quando fa la maillard si stacca. Se tu invece lo tiri prima, sì. Però vedi, quando ho fatto quella crosticina, questo vedi non è ancora pronto, non si stacca anche questo. Quindi aspettiamo. Eccolo qua. Eccolo qua. Basta. Prendiamo. Se vogliamo aggiungere. Ok. Però qui non sarà il gambero che dà il sapore al piatto, ma è tutto quello che noi gli abbiamo messo prima. E dopo logicamente lì un po' di salicornia, due foglioline e riusciamo a guarnire bene il piatto, anche per dargli il contrasto. Però quello che a me mi interessa è la tecnica. Ok? Sì, sì, no, via, via. Gambero rosso, qui siamo a posto. Rado sul fattonno, fusione, gambero rosso, crudo. Il risotto dov'è? No, ma che risotto? No, ma nel... Salve romano, che ricordo il Santo Spirito. Vediamo questi risultati. Dov'è? Questo? No. La rapa si fa attorno. Ok, va bene. Fine. Gambero circolare abbiamo fatto. Emulsione in testa di gambero. Lui fatto il Santo Spirito. Spinosine fritte risottanti, li abbiamo fatti, ok, quindi adesso dobbiamo fare il palloncino circolare e il rapa cipatonno. Ok. Però lì non ci ho messo nulla, né sale né niente. Non puoi assaggiare. Io mi fiderei poco perché i gamberi non erano perfetti, eh. Allora, i ritagli li abbiamo per la rapa rossa. Allora, li tagli in piccoli pezzi. I ritagli? Sì. Sì, i cubetti li, me li fai bollire, questi qui, poi dopo li frulliamo assieme alle patate. Okay. Quello là adesso lo faccio meglio io. Allora, io direi... di rilassarvi 5 minuti, perché vi vedo già un po'. Di rilassare 5 minuti, li posso far rilassare 5 minuti? E poi iniziamo con la rapa. Ok? Voi state qui con me. Come? Certo, perché sa di ammoniaca.
Ok, andiamo avanti con un piatto vegetale. C'è una volta quando, ma non tanto, 6-7 anni fa, quando entrava qualcuno al ristorante e parlava di ah, io sono vegetariano, era un dramma. Mentre invece adesso poi i cuochi hanno lavorato sul vegetale, anzi ultimamente utilizzano quasi tutto vegetale per fare dei piatti nuovi. E questo qui è una... è un piatto che nasce 15 anni fa e che è la rapa cifatonno. Praticamente è un piatto vegetariano in ispirazione della cucina del tonno in tataki, quindi il tonno viene preso, messo a marinare in questo modo con il miele e la soia, poi viene cotto, noi abbiamo bisogno di passarlo al forno, questo qui invece il tonno andrebbe solo rosolato, poi tagliato col sesamo e servito. Quindi lo stesso concetto. Quindi avremo il colore del tonno e avremo anche il sapore del tataki. Quindi prendiamo una padella antiaderente, però è sempre meglio mettere la carta da forno, perché vedrete che la soia marcherà molto il tegame, quindi si brucia velocemente. Quindi andiamo a caramellizzarla in un modo veloce. In questo caso mettiamo un filo d'olio sopra. Dammi le pinze anche. Ah, ok. La rapa la lasciamo dentro 4-5 minuti, che lavora per osmosi. Quindi cosa vuol dire? Vuol dire che la rapa dentro di sé prende il sapore del miele e del sesamo. Tieni questo tieno da conto. Sotto... per osmosi, non riesce a fare osmosi se non gli togli l'aria. Praticamente togliendo l'aria, cosa fa? La rapa assorbe il liquido in un modo abbastanza veloce. Se andiamo a creare questa piccola caramellizzazione, ecco, se puoi vedere la soia diventa scura, vedete anche, se non avessimo la carta da forno quest'ora sarebbe già tutto bruciato. Ok, pronto, siamo qua. Andiamo a passare in forno. Il lavapiatti in questo momento ci manderebbe 100.000 accidenti, invece in questo modo dice ma quanto siete bravi, eh? Quindi non abbiamo bruciato la padella, buttiamo via la carta e siamo a posto. Ma se non avessimo messo la carta, quest'ora la padella avrebbe fatto fumo, avrebbe dato un sapore amarognolo al prodotto. Quindi adesso un quarto d'ora, 170, vai dentro. Sì, butta via. No, la padella no, c'è qui. Okay. E il sacchetto sottovuoto con il suo liquido, ok. Questo lo andiamo a mettere nella padella calda, butta via. Poi dopo andiamo a mettere un po' d'acqua. Noi avremo sempre il brodo di pesce, però metti... aspetta, no, non c'è bisogno. Questo qui lo useremo come salsa. Vai pure, butta dentro. Ok, poi con tutti gli scarti i ritagli, con i ritagli, abbiamo fatto la base per il purè. Dov'è? Dove l'hai messa? Quelle che hai scolato? Le rape? Le hai passate? Ok. Queste le frulli, vai. Frulliamo le rape, le patate invece le passiamo con lo schiacciapatate, perché se frulliamo la patata diventa colla, quindi la passiamo con lo schiacciapatate e la andiamo ad inserire assieme alla rapa, che sarà un morbido, tipo un purè. Lo facciamo col mixer o con quella? Mixer. Questo col mixer e invece le patate me le schiacci con...
come facciamo però... Allora, prendi un coltello pulito, coltellino normale. Che cosa è questo? Questo? Provate, allora, 375 grammi di sale. Assaggiate le patate, vedete come sono belle. Come sono belle asciutte. Quanti siete? 2000? Sì. Vai, assaggiate. È vero? Vedi, c'è un pelo di liquido? Poco, no? Dai, no, vai pure. Vai, 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 vai. Bon. Hai detto non sporcarti perché questo qui è bastardo. Poi dopo mia madre. Dopo mia madre si sporca. Esatto. Ok, questo è a posto. Adesso schiacciamo le patate e poi inseriamo questo con le patate. Abbiamo lo schiacciapatate? Attento che non cada, che non. Avete assaggiato tutti? Tutti? Avete assaggiato? Molto salata, eh? No, per niente. No, per niente. Quindi la Vanna Marchi diceva che è. Concetto è quello. Dopo le usiamo nel palloncino. Andiamo ad aggiungere qua in questa base la rampa. Ok, schiacciami due patate con quello. Schiacciami due patate. Ecco, ad esempio, quando voi dovete emulsionare poi una salsa, adesso vedete com'è liquida, com'è. Noi qui buttiamo una noce di burro ghiacciato, poi andiamo a emulsionare, incorporare, vedrete che la salsa diventa, si monta e poi dopo la andiamo a utilizzare nel piatto che stiamo facendo. Quindi procurati anche un po' di burro, una noce. Patente? Ok, brava, perfetto. Due mani, perfetto. Boh, basta, basta. Ok. Prendi un cucchiaio. Basta, ferma. All'ultimo, sì. Ok. Vieni qua. Prendi il liquido. Quindi abbiamo le patate. Abbiamo i pezzi delle rape. Metti un po' di liquido, vai, basta. Abbiamo un po' di parmigiano, poco? E allora, quando fate questo lavoro qui, la rapa non deve essere liscia, 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 ma deve essere un po' grossolana, eh? Così quando entra in bocca poi la si sente tranquillamente, insomma. Ecco. Questo però è un po' troppo grosso. Aspetta, eh? Questo va tolto. Ok, sale. Se voi vedete, io salo sempre con il sale grosso, ma è una mia prerogativa, non è che il sale grosso è meno buono rispetto al sale fino, eh. Intanto il sale grosso viene macinato, non cambia nulla, no? Però le scaglie di sale è un'altra roba, quindi è molto meglio rispetto a un sale fino. Questo sì. Ok, là ci siamo, qua stiamo andando, la noce di burro c'è.
parmigiano adesso me lo dai. Sì, ma poco, poco e niente. Ah, dobbiamo tostare il sesamo. Piatto bianco. Questo va tostato, un piatto bianco. Ne fai 3 cucchiai. Sì, frigo. Freezer è meglio, più è ghiacciato. No, va bene, però lo diciamo. Quindi il burro, quando andate ad emulsionare le salse, più è ghiacciato e meglio è. Fa shock termico, quindi gonfie. Lo stesso discorso del risotto. Vai, toast. Sì, 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 vai. Metti lì e poi... Vedere? Ah, ma basta una noce, voglio, basta. Basta e avanza. No, basta. Ok? Ecco qui, parmigiano poco, non tanto. Tenetevi sempre in mente gli equilibri, filo d'olio. Grazie. E che poi dovreste avere 20 cucchiai, che dovete sempre assaggiare la roba. Dammi degli altri cucchiai, dammi una decina se ce li hai. Perché il cuoco che non assaggia, io mi fido poco. Quindi un bel box qui con 20 cucchiai, non usate i cucchiai poi dopo servite la roba, cucchiai lo buttate via, logicamente. Quindi lo assaggiate, sì. No, girolo, mescolo. Ok, vai. Va bene. Sì, sì, perfetto. Dopo qua neanche il burro, che facciamo, no? Anche prima, qua nel gambero, ci andava il verde della bietolina, non mi interessa, io voglio solo far vedere le tecniche. Mi interessa farvi il bel piatto, però mi serve per fare il piatto anche. Tu di cucchiai avete fregato? Cioè basta uno il sentiero, se è giusto di sale. Adesso 2 cucchiai, puliti però. Sì, non è che l'avevo messo qui per mangiarlo, l'avevo messo qui per noi, per dire. Che cosa? Senza niente cosa vuol dire? Cioè solo le pennelle. No, ci va il tonno qui, il tonno, la salsa. Ah, questo potete mangiare se volete. Mettimi un tagliere lì su così tagliamo il sesamo, il tonno. Ecco, quindi anche in brigata quello che ha detto i contorni avrà preparato il chi ha le salse avrà preparato, chi ha la cottura avrà preparato, dal momento in cui esce il piatto tutti e tre andranno a completare il piatto. Se non c'è questa armonia in cucina non succede nulla. Quindi quando dico burro ghiacciato deve essere ghiacciato, pronto. Quando dico è pronto, deve essere tutto in sintonia. Ancora un po'. Ancora mezzo minuto.
Quanto ci manca là? 6 minuti. 6 minuti, ok. Ma la rapa non sta spegnendo il... Come? La rapa in forno non sta spegnendo. Come fa a prendere poi? Cioè, a farsi attaccare il sesamo alla rapa? Aspetta. È normale che diventi molto scura la rapa. Diventi molto scura, scura, scura. Sì. Sì, sì, fuori scuro. Tagliene due in meno, toglilo a tre. Quando sei a tre lo togli. Ma basta, eh? Ah, ok, ok. Ecco, per saltare dovete fare la prova col riso a casa. Padella, buttate del riso secco. Poi saltate. Devi buttare fuori, eh. Buttalo là. Buttalo, aspetta, buttalo là. Sì. Sì. Lo devi buttare fuori e poi dentro. Ecco così, perfetto. Cuoci questo te intanto, tieni. Facciamo un piatto più anche il risotto. Non era previsto, ma vi faccio vedere anche come si cucina un riso. Ok, allora scaldiamo qui anche, mettila su a scaldare. Quanto manca? Ma due dai sei o quello che ti ho detto io? Due da così da tre. Ok. Abbiamo un piatto da mettere sta roba qui, piattino. Cucchiai, 3, 4, 5. Dobbiamo assaggiare la salsa. Tieni. Allora adesso siamo in fase di preparazione del piatto, quindi manca un minuto, la salsa deve essere calda come tempistiche, il burro è in frigor, adesso lo chef inizia a chiamare, fai le quenelle, tracchete, fai le quenelle, poi chiama la salsa, lasciamo pronto, la roba deve andare fuori calda, tira fuori il burro. Ok, qua facciamo l'emulsione. Allora il burro uno lo ammorbidisce e due crea l'emulsione in questo modo. Guardate che la salsa si addensa, sta assorbendo il burro. Burro francese di grande qualità, oppure nostro delle Marche va benissimo, però quello francese è ancora meglio purtroppo. Ci siamo? La salsa è pronta, le quenelle sono su e sta arrivando la rapa. Vieni, vieni. Mettili su, ok, salsa pronta, un filo d'olio, ungi la rapa, ungile, ok. Dentro sarà rossa, che sembra un tonno alla fine, no? Fate questa operazione.
Visto perché non si stacca? Fai delle cotture, eh? Sembra tonno, no? A vederlo? Sì o no? Ok. Ecco qua. Dai, via tutto. La rapa si fa tonno. Quindi un piatto vegetale e dove c'è stato un lavoro, perché se uno va in un locale importante non è che uno gli dà un'insalata e fine. C'è molto lavoro dietro, però dopo una rapa che costa niente viene venduta ad un prezzo interessante, insomma, ecco, no? Metti su questo, metti un po' di olio qua. Ok. E allora adesso vi faccio vedere il risotto, poi dopo invece con tutti gli scarti della rapa vi faccio vedere il palloncino, che è quello che ha vinto Valerio Braschi a Masterchef, era questo il piatto che gli ho fatto io, poi dopo lui ha vinto Masterchef. Lo facciamo per ultimo. E allora procurami un tegame per fare il riso. Mettiamo su un po' di sedano con la cipolla, questo va bene per fare il brodo. Metti dell'acqua e mettilo su a bollire. Facciamo adesso un risotto con la rapa rossa che c'è rimasta. Mettici dell'acqua adesso. E poi mettiamo il burro in freezer questa volta. Basta, metti su, vieni. Mettila in fondo. Facciamo un po' di brodo vegetale con i ritagli della rapa. Per il risotto, non avete il risotto, ma ve lo voglio far vedere. Sì. E allora qui adesso abbiamo cotto la cipolla. Vi ricordate quando vi dicevo mai tostare il riso assieme alla cipolla o lo scalogno, ma lei va fatta a parte. Quindi vai, così basta. Quindi il riso va fatto in questo modo: brodo vegetale, in questo caso c'è anche la rapa, visto che il risotto sarà di rapa. Cuciniamo la cipolla, quindi l'abbiamo leggermente, quando arriva leggermente a rosolatura gli mettiamo l'acqua, il liquido, e la facciamo cucinare. Prepariamo un tegame, questo andava benissimo per fare il risotto. Quale? Quello d'acciaio. Questo? No, ce n'erano due, quei due, quello lì, questo è perfetto. Sì? E andiamo a... E allora, ragazzi, il discorso della... Adesso c'è in... tutti i cuochi dicono... che il riso va tostato secco e vale vale. E allora c'è una regola, è l'unica regola per il riso, dopo poi uno si inventa quello che vuole, che solo il riso di 9 anni che viene invecchiato, che è acquerello, è l'unico che non va tostato. Per quale motivo? Perché sta per 9 anni in un silos a 16 gradi e praticamente
non ha più l'anima centrale dura e fuori morbido, ma è uniforme, diventa uniforme, quindi non ha bisogno di tostatura. Per quale motivo si tosta il riso? Perché la parte fuori è più morbida rispetto alla parte interna, quindi dobbiamo creare l'unicità. Non tostandolo però, questo qui di 9 anni, non tostandolo però, non assume il sapore di crosta di pane. La tostatura gli dà un sapore di crosta di pane, però assorbe meglio i liquidi quello non tostato, perché quello tostato con un grasso gli fa da involucro, logicamente assorbe meno bene il liquido interno. Poi il riso quando si tosta va salato inizialmente, perché il sale lo fa aprire e lui riceve meglio i liquidi. Quindi noi adesso abbiamo la cipolla cotta, abbiamo il brodo vegetale, andiamo su con il riso. Sì, prendi il tegame, perfetto, mettilo qui, accendilo, vai. Olio extravergine d'oliva, non noce di burro anche. Vai. Sì, va bene. Aprimi il sacchetto. Qua. Ok, apri il sacchetto. Tutto? No, 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 diciamo una porzione. Farina abbiamo? Una porzione qua circa. Aspetta, io. Sì, sì, intero. Mi fai 50 grammi di farina, 50 grammi di burro, quindi sciogli il burro, metti la farina e gli metti un 100 grammi di latte, facciamo una besciamella, poi gli mettiamo parmigiano, facciamo la fonduta. Ok, vai con il riso, aspetta. No? Ok, abbassa il fuoco. Quindi andiamo con la tostatura nel grasso, in questo modo, abbassa il fuoco. Quando il riso diventa bianco, brillante, e allora lo andiamo a sfumare. Se uno vuole sfumare col vino bianco, se uno vuole sfumare con il gin, dipende sempre da quello che uno vuole fare nella vita. Prendimi un mestolo anche. Si vede proprio, diventa brillante e sta cambiando colore. Ok. Questa sfumatura fa... Dammi il riso. Il, scusami, il sale, come, scusa? Questa sfumatura la fa, cioè, questa sfumatura spuma. Il grasso in questo momento lo sta rosolando, vedi? Ok. Gli creiamo quella crosticina. Mm-hmm. Poi aggiungiamo il sale, un po' di sale, così lui si apre. Ma ovviamente cucinare con quello grosso o quello che... Ma io uso sempre le scaglie, questo qui, il Maldon, okay. O il Cervia, però non cambia. E abbiamo un po' di vino? Qualcosa da sfumare? Se vado a prendere il piatto. Ok. E allora tutto quello che noi andiamo a mettere nel riso alla fine avrà il suo sapore. Quindi questo qui va bene per i barboni. Quindi usiamo un buon vino, buon gin. Sì, io uso molti gin. Sì. Sì, un gin di Baldolo ha una sessantina di botaniche, pulissimi qui sopra. E che poi subito va coperto, abbassamelo un po'.
subito va coperto di brodo e poi iniziamo la cottura. Inizialmente aggiungiamo un po' di liquido, però ne teniamo per la fine perché la rapa perderà un po' di colore, invece alla fine lo renderà ancora più brillante. Poi andiamo avanti. E in abbinamento gli facciamo una chiamiamola mornay di parmigiano che andiamo a metterla sul riso. Quindi alla fine, quando dovremo mangiare il risotto di rapa, ci sarà anche il parmigiano in versione morbida, insomma. Ecco. Ok. Sì. Hai messo su il burro e la farina? Ok, allora metti sul burro, si oli, metti la farina, tosti e poi... sì, vanno bene ugualmente, mettiamo dentro. E allora ricordatevi sempre, questo è il mio metodo, per fare la besciamella senza grumi una parte grassa va calda e una parte grassa va fredda. Quindi se lui è caldo il latte deve essere freddo o viceversa. Però questa è una mia tecnica, poi dopo i cuochi ognuno ha... L'importante è arrivare all'obiettivo. Quindi non esiste, esistono poche verità. L'unica verità è che il riso va tostato se non è invecchiato. Questa è la verità. 50 grammi, eh? Quanto ne hai fatto? No, 50 grammi e un 100 grammi di latte, un decilitro di latte. Vabbè, lo stesso, sono 100? 100 e 100 ne fai 200. Quindi in questo momento ci sarà chi ha le salse, starà preparando la salsa che andrà messa sopra il risotto, ci sarà il burro in freezer, quindi ognuno della brigata si presta per servire il risotto, che quando il risotto sarà pronto deve essere servito immediatamente, non può aspettare nulla. Ok, sciogli quello. Secondo me tu non hai pesato bene, questi non sono 100 grammi. Prova un po', mi sembra così tanto questa farina. Questi quant'è? Dovrebbe essere 100 ml. Però ce ne vanno 200 adesso, c'è il doppio. 50, 50 e 100. 100, 100, 200. Era? Ok, vai col burro allora. Sembrava tanto per quello. Ok, la cipolla la possiamo mettere adesso, alla fine, durante. Tanto questa è già cotta. Poi dopo il riso che ci rimane lo utilizziamo per fare i palloncini, che è l'ultimo piatto che andremo a fare. Okay. Tutto chiaro? Ok, sciogliamo burro e farina. E panna ce n'è? Sì, abbiamo...
C'era... Ok, sciogliono in tegame. Già dentro il... No, si sciogliono tegame, si mette la farina, si tosta e poi aggiungiamo il latte e la panna. E il parmigiano. Diventa tipo una fonduta. Metto prima la farina. No, prima il burro. Burro si scioglie, poi aggiunge la farina, tosti. E poi dopo buttiamo il latte freddo e la panna e il parmigiano. Faccio aspetto qua, vado. Qua. Beh, qui vicino a me, così ti vedo. Questa è elettrica. Prendi una frusta. Accendi. Accendi qua sotto. Metti il sciogli, metti la farina. Fai praticamente un roux per fare una fonduta. Sì. E allora tutta sta roba qui va messa in quell'essiccatore che poi dopo da secca la frulliamo. Tutto. Anche questo, essendo biologico, solo io sto parlando sempre di grande qualità, tutte le bucce, essendo biologico, lavate prima, essiccate, le polverizzate e fate il brodo vegetale. Cioè, più è fine, pensate al tè quando è in immersione, più è fine e più... si espande con l'acqua. Okay. Chef, ma così tanto, cioè 100 grammi di burro e 100 grammi di farina non lo rendono troppo denso poi? Sì, no, questo non è besciamella, è una fonduta, no? Diverso. Ok. La besciamella è 100 grammi, 100 grammi e un litro. Questo qui invece è una base, un roux, che dopo ci va il parmigiano, quindi deve essere una roba solida, capito? Una fonduta praticamente. Prima di brodo ho messo un dito sopra oppure... L'ho coperto. Sì. Adesso tu stai facendo la base per la fonduta. Fai il roux, poi dopo ci va il parmigiano e diventa denso, capito? Diventa... Adesso ci metti la farina. Sta andando qui? Ok. Poi dopo praticamente, se voi lo doveste utilizzare per i crostini, dopo lo mettete in frigorifero, diventa dura, tirate fuori, la tagliate, la mettete sul pane, in forno e fa la fonduta, ok? Ma quante ore di pratica fate? L'anno scorso noi facciamo... Poche? L'anno scorso facciamo 5. Alla settimana 5 ore? Sì. Per quello che io vedo così titubanti con la besciamella, con questo e quello. 6 ore. 6 ore? Una giornata comunque, su 7 giorni, un giorno la passiamo in cucina. Quest'anno non la facciamo bene. Il quinto non lo facciamo proprio. Sì, cioè la cultura generale va benissimo perché è meglio un cuoco, però forse il metodo IAL che loro formano per il lavoro, non so, boh. Ecco qua. La panna ce l'hai? Sì. Allora qui adesso sì. La panna. Bisogna cuocere bene. Lo facciamo andare a tostare bene, dopo il sale di farina, non far vedere questa. Mettila qua dentro, qua, di nascosto, non farti vedere. Vai.
uguale al tanto latte e tanta panna. Anche il vino, ci siamo nascosti prima quando mettevamo il vino, no? Gira. Dai, vai. Quando sei pronto te, sarò pronto io con il risotto. Sì. Il parmigiano ce l'hai? Sì. Tiralo fuori. Vai. Gira. Ok, via. Sale, prendi un po' di sale, vedi? Sì, sì, metti un po'. Sì, vai, gira. Capite anche perché il capo partita ha sempre bisogno del comino, che da solo non fa nulla. Ha sempre bisogno di qualcuno che gli dà una mano. Vai, gira. Cucchiai ce li hai per assaggiare le cose, eh? Bisogna assaggiarlo ogni tanto. Sentire di la textura, vai? Però prendine 5, 6, 7, 8, 9, 10. Sale, mettiamo un po' di sale e ci siamo quasi, eh? Ma cazzo? Ah, ok. Ok. Prendiamo un piatto bianco. Perfetto, mettili qua. Piatto bianco, qua. Vedere. Sì, si dovrebbe in teoria sciogliere quel parmigiano lì. Spegniamo adesso. Sì, no, il riso l'ho già spento. Sì. Scioglie, filtralo con colino, vedere? Sì, filtralo con colino. Adesso lo lasciamo riposare. Buono. Prendi il burro, parmigiano. Aspetta. Vai. Ancora? Ok. Un mestolino di brodo. Sì, vai con quello. Basta, intanto l'abbiamo. Bello l'onda.
Sale a posto. Filtrato? Sì. È lo stesso, prendimi un cucchiaio. Tieni stretto. Ti dà il sapore del parmigiano. Ok? Chiedi, questo lo potete anche sentire. Ok. Via. Perché qui c'è la... Perché qui ci sono le... Oddio, questo è un botto, la salsa sola, poi mamma mia. Perché qui ci sono le cose giuste. Le gambero no, che era un marcio. Ok. Mettiamo via tutto. Fai vedere. Arca boia, che ci serve per il palloncino anche. Beh, usiamo questo. Tanto qui la foto l'avete già fatta, la possiamo smontare questa, eh? Perché dopo lo devo smontare perché devo fare il palloncino. Allora, via tutto sta roba qui. Via, 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 via. Quello riserva? Sì, sì. Quindi oltre la rapa si fa tonno. Ragazzi, oltre la rapa si fa tonno, con gli stessi ingredienti abbiamo fatto anche il risotto. Quindi il liquido che mi è rimasto, il brodo vegetale, con un po' di parmigiano fai un piatto che alla fine ti costa poco, non è che costa tantissimo, no? Serve tipo patate. Sì, adesso ti dico tutto. Ok. Quindi una, spero che non fumiate, ma una sigaretta e poi riniziamo subito. Vi diamo due minuti perché i ragazzi si stancano. Li vedo già un po' bloccati. Poi facciamo l'ultimo piatto.
Questo qui era il piatto dove le bucce le hai buttate via, vero? O le hai ancora qui portate in mano? Dove quelli di MasterChef si sono trovati davanti una cloche. Quindi Valerio vince la puntata della giornata, quindi ha l'opportunità di vederlo con me. Quindi io gli dico, guarda, tu frulla qua, metti là, metti su. Quindi lui era già preparato. Però pensate agli altri che quando lo tiro sulla cloche hanno delle bucce di rapa, hanno del riso stracotto, hanno delle teste di gamberi, e poi cos'è che avevano? Ah, un pezzo di zenzero e un po' di pane. E devono fare queste sfere. Quindi devono fare queste sfere utilizzando questi ingredienti. Come si fa? All'inizio era lì che pensava, mentre invece Valerio era già là che sapeva come fare. A un certo punto abbiamo dovuto interrompere la trasmissione, perché non è che loro fanno da mangiare in mezz'ora, fanno da mangiare in 9 ore e 40 grosso modo, quasi 10 ore ci mettono per fare un piatto. E ho dovuto interrompere la trasmissione per dargli un po' di dritte, perché non ne venivano a capo. È tutto finto, non c'è nulla di vero, cioè c'è molta finzione in mezzo. Quindi è lì, ho dovuto dare le dritte e loro hanno confezionato il piatto e sono riusciti alla fine. Mentre invece Valerio ha potuto vederlo, quindi l'ha fatto interamente. Quindi allora, la cosa interessante del palloncino è la bisca, scusate, l'emulsione, però là c'erano dei gamberi di Porto Santo Spirito seri, veri, quindi l'emulsione era molto buona. E confezionando questa crocchette, quando tu poi la vai a mangiare, la mordi, è bella croccante fuori e dentro è liquida. Questa era la cosa interessante del trucchetto, insomma, ecco. Quindi allora, il riso, c'era questo riso messo dentro in questo modo. Ok, strizza, poi dopo ne butti qua dentro. Poi c'era un po' di liquido. Strizza bene. Tanto fritto è buona anche una scarpa, quindi. No? Dicono. Ok, vai, mettilo qua. Mescola. Sale. Sale, 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 sale. No, no, ah beh. Ok. Ok, vai. Poi andiamo col pan grattato per prendere la giusta consistenza. Abbiamo un cucchiaino. Poi c'era zenzero. Perché lo zenzero? Perché gli dà una nota aromatica. Cioè non esiste il perché. Quando tu fai un piatto utilizzi degli ingredienti e alla fine, allora cucchiaio, prima che mettiamo le teste, e adesso ci vanno le teste, un po' di sale, però quello va buttato, te lo sei messo in bocca e poi via. Che quando c'è la cucina vista, poi le persone che ti guardano, se ti vedono assaggiare una cosa e te la metti qua, dicono guarda quella cuoca che adesso va a toccare ancora e se lo mangia. Quindi questo qui lo devi proprio far vedere. Okay. Butti via e hai i tuoi cucchiai qui davanti. Dunque qui adesso ci va un po' di liquido. Questo qua, poco. Vai adesso. Puoi sentire? Ok, adesso fai delle palline. Fai una pallina. No, più piccola. Sì, ok. Schiaccia e poi tipo fa le polpette. Poi vieni su, gli fai un buco nel mezzo.
proprio profondo profondo. Ok, no, no, non toccarle. Prendi un altro po' di impasto. Ok, poi lo chiudi. Bravissima, così. No. Poi te lo giri ancora. Vedere. Ah, dai, vai. Ce la fai? Boh, sì. Ok. Abbiamo un piatto da appoggiarli? Ne fai 3-4. Hai un piatto? Sì, arrivo. Fanne, ne servono una, due, tre. Però fanne quattro se si rompe. Cioè tre per un piatto? Sì. Ok. Dopo vanno unte, passiamo il panco e le friggiamo. Ah, il panco? Sì. Ok, mettile su. Fallo andare. Prendi un ragno da tirar su dopo. Via questo, via questo, via questo. È troppo, ti viene fuori. Ok, basta. Perfetto. Dai, tanto poi dopo lo... Come faccio più di me? Cos'è? Ha proprio di cattivare? Sì, 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 devi essere un puzzle. Ok. Tanto dopo diventa poi tondo dodo, dopo lo facciamo tondo. Però vedi, dopo l'estetica di guardare, dopo ce ne vanno tre qui, non fare troppo grosse perché dopo dobbiamo metterci anche il panco. Vai, un po' d'olio, non troppo, ok, basta. Abbiamo una bulla da mettere un po' di... Una bulla. Non voglio mettere qua dentro. Piccole? Perfetto, bravo. Ok, bene. Poi nutrire l'olio? Sì, butto qua dentro. Ok. Adesso praticamente gli dà, si vede un po' il rosso sotto e diventa il panco un po' più. Poi adesso mettiamo lì altro olio. Ok. Sopra. Sì, vedi queste grosse rispetto alle altre? Sopra, vai. Vai, vai, vai. Ok. Ah, poi di nuovo. Sì. Quante volte questo procedimento? Ah, così, due volte. Oh. E adesso gli diamo la forma. L'olio è in temperatura? Ok, via questo, via tutto e un piatto bianco. Via tutto, puliamo bene lì sopra. Metti una carta assorbente qui o... Sì, per assorbire. Bianca, carta bianca. Carta gialla.
Ma sapete con che cosa la fanno questa carta adesso? La fanno con il calcestruzzo. Non è più fatta con la paglia come una volta, purtroppo. Ok. Anche qui olio extravergine d'oliva. Bravi. Ho fatto un... Dov'è il mio telefono? Qua, eh? Vi volevo far vedere una roba, eh? E allora Instagram, attento l'olio, eh? Posso già iniziare a friggere? Lascio. Come, scusa? Posso iniziare a friggere? Se non è in temperatura, no. Fanculo. Aspetta, deve essere di sopra di 160, mai friggere al di sotto di quella temperatura. E allora guardate cosa... Vabbè, a parte questo. No, dove cazzo sei andato? Ok. Ecco, guardate i miei ragazzi. Pagano 16.000 euro, eh? Questa è la cucina tecnologica. Vai. Una a una o... Vai, vai. Leggera temperatura, eh? Sicuro? 175. Ok. No, non fa così. Lascialo così. Ecco, deve rimanere un pezzettino o due, non di più. Mi giro. Avete visto? Bella pulita anche la cucina, no? Come? E poi non si vede, ma hanno anche lo spazzolino? Come? Dov'è che lavora? Camero Rosso. Ma dov'è Camero Rosso? A Roma. Roma, Torino, Milano. Roma, Torino, Milano, Palermo. Palermo. Sì. Ok, butto giù l'altra. L'emulsione dov'è? L'emulsione dei gamberi. L'emulsione. L'emulsione. Non la vedo. Eh? Come l'ha mutata? E dov'è? Era lì? Ah, ok. Dicevo, sono mica rincoglionito. Via, via, via tutto, abbiamo finito.
Quando sei pronto? Ah no, metti anche questo. Vieni, vieni. Ok. Abbiamo un cucchiaino per caso? Proprio un cucchiaino da caffè? Ok, questo è il ripiatto con i recuperi, bucce, pelli e quant'altro. Ok, via tutto, abbiamo finito. Sì, via tutto, abbiamo finito. Questo è un po' grosso, ma è un po' più sottile. Ok, ragazzotti, vieni. Sì, sì. Grazie. E allora andiamo su Instagram. E allora aspetta, no, tutti. E allora dite il nome della vostra scuola, eh? E poi fate cucina e circolare, iniziate da sotto a destra, eh? No, bravo, aspetta, no, però su Instagram vi dovete stringere un po', aspetta, ci sono? Ok, ci siamo? Ragazzi, cucina circolare. Ai grandi, ma la scuola che scuola è? Spallanzani. Grande Spallanzani, top, cucina circolare. Bene. Come si chiama su Instagram? English Corelli. Come? Sì. Va bene anche qua, va bene anche qua. Ok. Un attimo, aspetta un attimo. L'uovo. No, no, aspetta che lo devo finire. Io. Direi che siamo stati perfetti. Si chiude qui questa diretta e questa masterclass alla fine dello chef Igles Corelli. Ringraziamo i ragazzi, spero vi siate... Grazie ragazzi. Abbiate appreso qualcosa, anche i ragazzi in collegamento dalle altre classi all'interno dello Spallanzani e chi ci sta seguendo semplicemente da casa. Grazie a tutti, grazie a voi. Di nuovo allo chef e buon proseguimento. Grazie, in bocca al lupo a tutti.